bentornati a Toy Radio, la radio più ascoltata dalle bambole. Oggi parliamo di tecnologia, ma da un punto di vista un po' laterale. Infatti non ci annoieremo di certo commentando tutte le funzioni de... La nuova tavoletta magica di Steve Jobs! E non ci spaventeremo con l'elenco dei decoder necessari per ricevere tutti i 1000 canali nuovi della TV. Infatti ci annoieremo e spaventeremo in una botta sola grazie all'ospite che abbiamo in collegamento oggi. Signore e signori, dalla sua cripta maleodorante, Zebe lo zombie. Salve! Allora Zebe, tu sei uno zombie e quindi non sei né vivo né morto. Ma sappiamo che senza la tecnologia saresti morto e basta. E beh, c'è qualche problema. Ma no dai Zebe, non ti offendere subito. E allora voi non fate gli stronzi. Ma la tua condizione è molto interessante, no? Spiegaci, in breve, come funziona la tua, diciamo, vita non vita, la tua vita tecnologica. Praticamente io posso tornare in vita solo peccando in pieno scariche elettriche ad altissimo voltaggio. Ah, come il mostro di Frankenstein. It's alive! E quando sono a corto di energia, mi reco negli appositi box, mi infilano due elettrodi nel... e mi ricaricano! Come le auto elettriche! Beh, bravo, proprio così! Voi sapete che le auto elettriche non si vendono un cazzo, no? Sì, purtroppo sì. Provate un po' a immaginare il perché! Forse perché i petrolieri le boicottano. Ma quali petrolieri? E nessuno si compra l'auto elettrica perché è sempre scarica! Ed è una menata pazzesca ricaricarla e andare negli appositi box! Vabbè, e quindi? E quindi io, per avere questa parvenza di vita, sono costretto a comportarmi come un'auto elettrica e recarmi ogni volta negli appositi box. Ma vi rendete conto lo stress? Vabbè dai Zebe, però... Però sto bene. Appunto, poi sei ecologico. Ma chi se ne frega? Io sto bene solo finché la carica elettrica è attiva. Quando invece si esaurisce, non sto mica più bene. Zebe, ma cosa succede? Cazzo di energia non dura un cazzo. Adesso piano con ste parolacce, Zebe, dai, siamo in onda. Ma che cazzo me ne frega se siamo in onda? Zebe, io mi sto seguendo e non ci sono gli appositi box qui nelle vicinanze, e quindi collassi. No, Zebe, resisti, dai, ti mandiamo un carro attrezzi. Sto morendo, muoio. Ma sei già morto. Ma allora siete proprio degli stronzi.